Procuratore, un progetto che ormai sta per diventare realtà dal punto di vista della Procura e di tutta la giustizia barese, qual è l'opinione? Finalmente la politica ha fatto la sua scelta, noi siamo felici anche che i tempi vengano rispettati, come stiamo verificando. Finalmente possiamo essere un poco ottimisti e pensare che Bari avrà un presidio di legalità, un luogo dove effettivamente la legalità sia rispettata e ci sia una dignità nell'esercizio del giudicare, che è importantissimo per una democrazia. Termina finalmente il percorso lungo, tortuoso, difficile dell'edilizia giudiziaria a Bari, una funzione fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della nostra città. In tutti questi anni ho incontrato ministri, viceministri, funzionari, dirigenti, presidenti di tribunale, procuratori, finalmente siamo riusciti ad arrivare al termine. Il percorso inizia il 16 dicembre del 2014, quando in prefettura con tutti gli attori istituzionali e la commissione di manutenzione, si chiamava così, presentai il progetto, uno studio di fattibilità, anche se non era più competenza del comune, era diventata da qualche mese competenza del ministero. Ho presentato una sorta di master plan che vedeva l'utilizzo della caserma Capozzi e la caserma Milano. Diventerà un parco 10 ettari all'interno del quale ci saranno tutti gli edifici dell'edilizia giudiziaria per questa funzione che è importante per la nostra città e per il nostro distretto, ma sarà soprattutto un'area a verde dove ci si potrà incontrare, stare insieme, creare relazioni umane, fare comunità.